parleremo della medicina monastica al tempo dei Cavalieri di Rodi, dell'ospedale di Rodi. Come mio collega che ha parlato prima di me, noi siamo la Mansio Templi Parmensis, un'associazione di rievocazione storica che si occupa di ordini monastici militari principalmente nel periodo fine XIII secolo e fine XIV, inizio XV secolo, diciamo, i Cavalieri Templari, è il progetto storico, qui da 30 anni ci occupiamo, e poi un progetto più recente dei Cavalieri di Rodi, quelli che oggi sono i Cavalieri di Malta, gli ospitalieri che nascono durante le crociate. Allora, intanto parliamo un attimo di questo ordine, che è l'ordine che in questo periodo viene chiamato di Rodi, ma che comunque è l'ordine degli ospitalieri. L'ordine ospitaliero di San Giovanni, no, di qui tra l'altro ho messo qualche fotografia, è un ordine che nasce a Gerusalemme nel periodo delle crociate, anzi in realtà appena prima. Quello che vedete sulla sinistra è un ritratto ovviamente più recente del Beato Gerardo, ovvero lo storico fondatore dell'ordine degli ospitalieri. Pare da tradizione che fosse amalfitano e che abbia fondato l'ospedale a Gerusalemme e che ne sia stato il rettore e quindi il primo gran maestro, possiamo dire, dell'ordine degli ospitalieri. Qui una foto a Gerusalemme di quello che c'è ancora oggi sulla tetto corto. Dicevamo, l'ospedale viene edificato, viene costruito tra il 1070 e il 1080 d.C. a Gerusalemme. Nel 1113, invece successivamente alla prima crociata, l'ordine degli ospitalieri viene riconosciuto da una bolla papale, famosissima bolla papale di Pasquale II, come un ordine indipendente, un ordine monastico indipendente. L'ordine in quel periodo aveva una regola non propria, ma pescava da altri ordini monastici che già esistevano in Europa. E finalmente, pochi anni dopo, tra il 1125 e il 1158, finalmente si dota di una regola propria per regolare, diciamo, tutta la vita monastica dell'ordine. Importante sapere che l'ordine fin da subito ha avuto una grande spinta all'assistenzialismo. L'ospedale nasce come assistenza ai pellegrini che arrivavano in Terra Santa durante il periodo delle crociate e anche per la cura di feriti, di malati presenti in luogo. Quindi era un luogo destinato alla cura delle persone, sia dal punto di vista dell'accoglienza, quindi il pellegrino che aveva viaggiato tanto, sia dal punto di vista medico. Contestualmente l'ordine, seguendo anche un po' le orme di quello che avevano fatto pochi anni prima i Cavalieri Templari, si dota di un apparato militare e diventano il secondo grosso ordine monastico militare. Questo perché negli stati cristiani in Terra Santa all'epoca serviva anche una difesa militare dagli attacchi dei Saraceni, no? E quindi anche l'ordine degli ospitalieri prende le armi, diciamo, in difesa della Terra Santa. L'ordine templare e l'ordine ospitaliere non si fonderanno mai realmente, anche se c'erano stati poi nei secoli successivi dei tentativi di unione delle due regole, in quanto le due regole erano abbastanza incompatibili l'una con l'altra, in quanto quella dei Cavalieri Templari era ritenuta molto più rigida e molto più improntata alla difesa del pellegrino in Terra Santa, quindi all'aspetto militare, mentre invece la regola degli ospitalieri era molto più improntata all'assistenza e solo secondariamente avevano la parte militare, che comunque è la nascita degli ordini monastici militari ha decretato un unicum all'interno della storia europea e medio orientale, in quanto unendo queste due figure che concettualmente nell'Europa medievale erano
erano completamente separate, si è creato un ibrido che in realtà però funzionava molto bene, no? La figura del monaco combattente. Tra l'altro, durante il periodo crociate, gli ordini monastico-militari poi ne nascono anche degli altri, come i San Lazzaro, come i Teutonici, eccetera, e hanno un grande successo in quanto riuscivano a unire la disciplina monastica alla prodezza militare dei cavalieri che ne facevano parte. Proseguendo nella storia, allora, poi successivamente, allora, la sede dell'Ordine degli Ospitalieri storicamente era Gerusalemme, dopo la perdita di Gerusalemme la sede si sposta ad Acri, comunque rimangono all'interno dei territori della Terra Santa. L'organizzazione dell'ordine incomincia a essere più dettagliata perché l'ordine incomincia a diventare sovranazionale, le comanderie, i priorati dell'ordine si estendono in tutta Europa, no? Europa da cui attingevano i fondi per finanziare la loro attività di assistenza in Terra Santa. E quindi vengono create le cosiddette lingue, che tra l'altro esistono tutt'oggi, le 8 lingue dell'ordine di Malta, diciamo, no? Che erano dei sottogruppi, diciamo, che servivano per gestire i vari cavalieri delle varie nazionalità. E servivano ad accogliere anche pellegrini che venivano da diverse parti d'Europa. Dopo la caduta di San Giovanni d'Acri nel 1291, che decretò quindi la fine degli stati monastici in Terra Santa, cosa succede? L'ordine ospitaliero, assieme all'ordine templare, è costretto a spostarsi, no? E quindi passiamo per qualche anno, la sede sarà a Cipro. Anni difficilissimi questi alla fine del XIII secolo perché, come tutti sappiamo, in questo periodo il re di Francia, Filippo il Bello, incomincia a preparare e a tramare per, diciamo, il processo ai Templari, che era volto appunto a eliminare l'ordine. Con i Templari ci riuscirà, mentre invece con gli ospitalieri fortunatamente no. E vediamo che l'ordine degli ospitalieri riesce a insediarsi all'inizio del 300 sull'isola di Rodi. A questo punto l'ordine ospitaliere diventa una realtà estremamente complessa dal punto di vista amministrativo perché deve unire gli aspetti della vita monastica, quindi un ordine monastico, un ordine cavalleresco improntato alla difesa della cristianità. E soprattutto adesso, da quando è stata presa Rodi, anche la gestione nazionale di uno Stato, e nasce quindi lo Stato sovrano dei cavalieri, cosiddetto dei Cavalieri di Rodi, che è quello che noi rievochiamo oggi, ieri e oggi, durante questo evento. Poi, vabbè, successivamente, come potete vedere dall'immagine, nel 1530 i Cavalieri saranno costretti a spostarsi ulteriormente e avranno sede a Malta. Per cui verranno conosciuti come Cavalieri di Malta e rimarranno a Malta fino all'arrivo di Napoleone, che in modo non proprio carino li farà sloggiare. L'ordine comunque sopravvive e oggi ha sede a Roma. Durante la permanenza a Rodi, qui parliamo di all'incirca 2 secoli, comunque, quindi un periodo di tempo abbastanza lungo, l'ordine è riuscito a ricostruire, a riorganizzare completamente l'isola, in modo che fosse una sorta di baluardo della cristianità, sia in difesa dell'Europa contro le invasioni dei saraceni. L'attività piratesca saracena in quel periodo era veramente altissima. Vediamo che l'isola di Rodi, da questo punto di vista, subirà 3 assedi, di cui l'ultimo perso da parte dei cavalieri che hanno dovuto andarsene, ma perso con grandissimo onore. Allo stesso tempo però era un crocevia importante per i pellegrini che viaggiavano dall'Europa alla Terra Santa. In quei periodi i pellegrinaggi in Terra Santa prevalentemente andavano via mare, si partiva generalmente dai porti italiani, soprattutto dal sud Italia, in Puglia, oppure da Venezia, e facendo scalo nelle isole greche, poi dopo si arrivava
in Terra Santa. Quindi avere un'isola come Rodi strutturata in cui ci fossero dei punti d'accoglienza cristiani molto strutturati, molto avanzati in quel tempo era assolutamente fondamentale per chi viaggiava. Qui ho voluto mettere anche qualche immagine. Questa è un'immagine di come si presentava la città di Rodi sull'isola di Rodi al tempo dei Cavalieri. Quello che vedete alla vostra destra è il famoso dipinto dell'assedio del 1480, che è stato un grosso successo in realtà dei Cavalieri di Rodi. E giusto per far vedere, quando vi dicevo l'amministrazione di uno Stato, i Cavalieri di Rodi in quel periodo battevano moneta, quindi avevano il controllo dello Stato completamente. Ora siamo all'evento medicina, quindi parliamo prevalentemente della pratica ospedaliera. Quindi, cosa faceva questo ospedale imponentissimo, tra l'altro, che è stato costruito a Rodi? Allora, come vi dicevo prima, appunto, con l'acquisizione della sovranità, no? I cavalieri diventano responsabili dell'amministrazione e delle politiche sociosanitarie dell'isola. Quindi non era solamente un servizio fatto ai pellegrini, ma era anche proprio una gestione a livello statale, potremmo dire, della sanità pubblica, no? E questo comprendeva sia chi entrava e usciva, no? Dalle varie galee che entravano e uscivano dai porti, dai vari pellegrini che entravano e uscivano dai porti che dovevano essere controllati dal punto di vista sanitario per evitare le epidemie, anche perché l'isola di Rodi non aveva una popolazione eccessiva, aveva poche persone, un'epidemia avrebbe potuto spazzare via praticamente tutti, no? E inoltre quindi anche la gestione dell'ospedale stesso, con tutta la somministrazione logistica, con tutta l'amministrazione dei medici e chi ci lavorava. Questa è un'immagine della facciata dell'ospedale di Rodi. Come potete vedere è una struttura, che è stata rimessa in sesto abbastanza recentemente, che è molto imponente, molto grande. L'ospedale riusciva ad accogliere veramente tantissimi degenti, no? Fra persone che avevano solamente bisogno di un ricovero, quindi di poter passare la notte, di potersi rifocillare, alle persone veramente malati, feriti, che avevano bisogno di cure, l'ospedale era in grado di veramente di accogliere tantissime persone. Sapete che solamente i degenti potevano tranquillamente essere 100-150 persone tranquillamente. L'ospedale è diviso su due piani. Qui abbiamo una cartina dei due piani e questo è interessante perché purtroppo non ci sono rimasti tantissimi documenti relativi a come venissero usati gli spazi, però guardando la piantina possiamo fare un'idea, no, dell'organizzazione e della gestione di questo posto. Allora, innanzitutto, a livello geografico, l'ospedale era costruito esattamente adiacente al porto storico di Rodi, quindi era una via d'ingresso importantissima per chi arrivava. Le galee arrivavano, venivano controllate immediatamente, no? E da lì si poteva raggiungere facilmente anche il Palazzo del Gran Maestro, quindi c'era anche una strutturazione della cittadella di Rodi che era estremamente funzionale da questo punto di vista. Oltretutto, come avete visto dall'immagine precedente, l'ospedale sembra anche una cittadella fortificata. E questo perché, visti che comunque lo stato monastico dei Cavalieri di Rodi era uno stato che era perennemente in guerra con i saraceni, l'ospedale poteva fungere anche da magazzino di stoccaggio per munizioni, per soldati, per logistica militare nei periodi di assedio. Infatti sono state trovate tra l'altro nel sottosuolo dei corridoi che potevano essere utilizzati per il trasporto logistico, eccetera. Al primo piano invece potete vedere qui, questa parte a sinistra,
potete vedere gli edifici amministrativi dall'ingresso, l'ingresso che avete visto prima da questa parte. Dopodiché c'è un grosso cortile, un chiostro, qui c'è un'immagine, che era costruito assolutamente nello stile degli ospedali occidentali, con tutte le arcate, molto bello da vedere. E poi ci sono tutti gli edifici adiacenti che servivano prevalentemente da magazzini. Quindi al primo piano abbiamo magazzini che davano sulla strada, in realtà ognuno con delle porte che davano sulle strade adiacenti. Al piano di sopra invece è lì che venivano ospitati i degenti. Come potete vedere, ecco, il secondo piano è quello che vedete alla vostra destra. Nella parte superiore ci sono tutte stanze, e sono stanze singole per i ricoverati non malati. Quindi chi doveva solamente passare una notte, chi doveva solamente rifocillarsi, gli poteva essere data una stanza singola, quindi con molta privacy, con una buona igiene, perché meno persone ci stanno in una stanza, meglio è dal punto di vista igienico. A volte avevano anche delle finestre che davano all'esterno, quindi c'era un ottimo ricambio d'aria, no? Mentre invece nella parte sotto, vedete quella grossa stanza orizzontale, e quella era lì, pare fosse l'infermeria. L'infermeria, che è una stanza enorme, che poteva ospitare più di 100 letti, è molto ampia, molto arieggiata, e si vede poco in realtà, però è presente al centro della stanza una cappella, è un ordine monastico. Tutti i giorni veniva celebrata una o più funzioni in questa cappella, ed era fatta in modo tale che tutti i degenti potessero perlomeno sentire la celebrazione. Adiacente all'infermeria vedete un'altra stanzetta più piccola, ma comunque più grande delle stanze dei degenti, e quella pare fosse la stanza dell'apotecario, la spezieria, e che era estremamente fornita dai documenti logistici, dagli elenchi dei materiali ritrovati. Sappiamo che era estremamente fornita di tutte le spezie, di tutti i medicamenti che erano comuni in quel periodo, quindi l'ospedale era in grado di prendersi cura correttamente anche dal punto di vista farmacologico di tutti i degenti che c'erano. Ecco, questo è quello che dicevo poco fa. Come si strutturava il personale all'interno di questa struttura? Era un'organizzazione molto puntuale, devo dire, molto ben organizzata. Innanzitutto, l'ospedale era gestito dal grande ospedalario, una figura eminente che faceva parte del capitolo generale dell'ordine, quindi una persona estremamente importante, e che quindi conferiva direttamente al Gran Maestro. E questo era, diciamo, il direttore dell'ospedale. Sotto di lui avevamo dei responsabili logistici, amministrativi, economici, che si occupavano di tutta la parte amministrativa burocratica, possiamo dire, ed erano persone di fiducia che erano nominate dal Gran Maestro generalmente. Dopodiché, a piramide, abbiamo allo stesso livello medici, chirurghi e apotecari. Anche questa è una grossa novità nel mondo medievale, perché in Occidente il medico era una persona eminente, una persona che aveva studiato, il chirurgo un po' meno. Il chirurgo era una persona, diciamo, sì, aveva studiato, se ne intendeva di medicina, ma poteva essere considerato un po' un macellaio, ecco, se non sapeva fare bene il suo lavoro soprattutto. E poi abbiamo anche gli apotecari, gli speziali. Queste tre figure invece qui vengono tenute in considerazione allo stesso livello, perché tutte e tre concorrevano alla salute del paziente. Successivamente abbiamo chierici che potevano dare i sacramenti ai pazienti, infermieri, uomini in questo caso, ma solamente perché abbiamo delle sezioni separate, maschili e femminili, e poi ci sono, sì, degli schiavi. Purtroppo la schiavitù, o delle forme malcelate di schiavitù nelle zone del Medio Oriente, erano ancora presenti in questi tempi.
erano forme di schiavitù, potremmo dire leggere, ecco, come potete leggere, lo schiavo dopo un certo numero di anni di servizio poteva essere liberato, venivano pagati per quello che facevano, no? E generalmente erano schiavi, erano presi prigionieri dalle imbarcazioni musulmane o quando venivano presi prigionieri durante gli scontri. Quindi probabilmente erano dei musulmani non convertiti oppure delle persone che avevano contratto dei debiti. Guardiamo un attimo nello specifico allora queste le figure di medici, chirurghi e apotecari che erano assolutamente fondamentali. Innanzitutto parliamo dei medici. Il medico, di cui abbiamo un bellissimo esempio in fotografia, erano persone che avevano studiato, dovevano essere per forza formati in Europa, nelle migliori università dell'epoca, quindi principalmente avevano studiato a Salerno o a Montpellier. In queste università, che erano considerate all'avanguardia, qui stiamo parlando di un periodo a cavallo tra il 300 e il 400, abbiamo la fortuna che erano già tornate in Europa le conoscenze islamiche della medicina. Quindi i medici che uscivano da queste università erano competenti anche nelle più avanzate tecniche mediche che venivano dall'Islam e quindi erano considerati estremamente competenti. Ovviamente si occupavano prevalentemente i medici delle patologie internistiche e delle patologie sistemiche, quindi la cura delle malattie vere e proprie. Potevano prescrivere i medicamenti che poi venivano preparati dai farmacisti e potevano essere cavalieri ospedalieri, quindi appartenenti direttamente all'ordine, ma visto la grande mole di lavoro e la dimensione di questo ospedale, in realtà l'ordine assumeva anche medici laici che venivano dall'esterno e venivano pagati per questo. Per quanto riguarda i chirurghi, invece, ecco, in questo caso sì, l'abbiamo declassato, sempre lui, ma l'abbiamo declassato. I chirurghi invece venivano formati, c'era un'università, le prime scuole di chirurgia nascono, cioè l'ordine le incomincia ad avere tra il 600 e il 700 in realtà. Quindi in questo periodo i chirurghi venivano formati per apprendistato, quindi fin da giovane età, 12-15 anni, potevano iniziare a seguire l'apprendistato sotto altri chirurghi più esperti che gli insegnavano il mestiere. Si occupavano prevalentemente di chirurgia, quindi proprio di maneggiare i ferri, asportazioni, amputazioni, tutto quello che c'era da fare, e sì, di barberia, perché la figura del chirurgo all'epoca era una figura che si occupava in modo ibrido di chirurgia e barberia. Sapevano maneggiare bene le lame. Non a caso i bisturi sono dei rasoi estremamente competenti, mi verrebbe da dire. Quindi comunque venivano sempre supervisionati dai medici. Il medico era sempre la figura più competente, che aveva più conoscenze. Gli apotecari invece erano speziali, erano farmacisti che si occupavano della preparazione dei medicamenti. Non mi voglio dilungare troppo sulle figure degli apotecari, ci sono delle bellissime rappresentazioni anche all'interno del nostro evento in cui potete vedere apotecari all'opera. Comunque, le loro conoscenze, che derivano sempre dai testi antichi di farmacia e di medicina, però erano più sull'utilizzo delle spezie e delle erbe. Queste tre figure lavoravano, come dicevo prima, in sinergia. I pazienti venivano visitati almeno due volte al giorno sia dai medici che dai chirurghi, che potevano controllare lo stato del paziente, che potevano eventualmente richiedere la somministrazione dei sacramenti se erano prossimi alla morte, che potevano cambiare le terapie in corso d'opera. Insomma, il paziente era tenuto in grande considerazione. Perché questo? Perché l'ordine era un ordine monastico e nella loro regola, nel loro statuto, il malato era il nostro signore malato. Quindi loro cercavano di vedere nel paziente, nel malato, il volto di nostro signore e quindi di trattarlo adeguatamente.
giusto un accenno, ecco, su quello che dicevamo prima, giusto per far capire quanto fosse avanzata in realtà la pratica medica all'interno di questo ospedale. Allora, nessun paziente poteva essere ammesso se non veniva prima cavato, e questo non era scontato. Viaggiatori che venivano da lontano o da galee in cui magari potevano esserci pulci, zecche e quant'altro, potevano portare delle malattie, no, all'interno dell'isola, e quindi venivano lavati, confessati, se erano cristiani, e fatto testamento, perché comunque si sa mai. Venivano accettati i pazienti di tutti i credi religiosi, soprattutto in situazioni di emergenze, di guerra, e questo, anche questa era una cosa estremamente nuova, un ordine religioso cristiano che dipendeva direttamente dalla Santa Sede, più o meno dipendeva dalla Santa Sede perché era sovrano, comunque accettava anche pazienti di tutti i credi religiosi. La pratica medica, la cura del paziente non si negava assolutamente a nessuno. Come dicevo prima, le celebrazioni eucaristiche venivano svolte quotidianamente e venivano dati sacramenti quando richiesti. Giusto un piccolo accenno per quanto riguarda donne e bambini: pare che all'interno dell'ospedale o in edifici adiacenti ci fossero delle zone dedicate alle donne, donne partorienti che venivano seguite o anche per problemi ginecologici venivano seguite da sorelle dell'ordine donne, e ci fosse una sezione dedicata ai trovatelli, agli orfani, che erano seguiti da delle balie che erano dipendenti dalla ospedaliera, che era una figura femminile non meglio definita purtroppo dalle fonti, che però probabilmente apparteneva all'ordine. L'ordine da sempre ha anche i monasteri femminili, erano e sono prevalentemente suore di clausura, ma questo non le impediva di partecipare attivamente alla vita assistenziale dell'ospedale. Dal punto di vista amministrativo, invece, dicevo prima che l'ordine si occupava della pubblica utilità anche dello stato monastico, ci sono evidenze che l'ordine si è inventato la pubblica sanità, no, dell'isola di Rodi, no, chiamata Sanitatis Domini, ed era una sorta di un ufficio, era un gruppo di persone autorizzate che potevano decidere, no, della gestione delle emergenze sanitarie dell'isola, quasi come una protezione civile o un consiglio comunale, diciamo, di oggi. E quindi potevano istruire le quarantene, che di solito erano di una trentina di giorni sulle galee che erano considerate infette, potevano autorizzare o meno le sepolture in determinate zone dell'isola, perché purtroppo si sa, le sepolture potevano portare delle infezioni se non fatte correttamente, potevano gestire le segregazioni dei cittadini quando si parlava di epidemie. Qui parliamo del 300 e del 400, periodi in cui cominciano a esserci le epidemie di peste, e la gente si deve tutelare da queste epidemie, no? Con le conoscenze che c'erano allora. E soprattutto pare che potessero monitorare anche gli scarichi fognari dei liquami dell'isola, in modo tale che non contaminassero eccessivamente le acque del mare e quindi la salute delle acque che si bevevano anche all'interno dell'isola. E questo era un quadro un pochettino generale dell'attività dei cavalieri a Rodi. Se avete qualche curiosità, ben venga, altrimenti, insomma, io vi ringrazio per l'attenzione. Thank you.